Buonasera, buonasera a voi. Allora, domani una giornata molto importante, come ho già avuto modo di dirvi, negli ultimi giorni ci sarà la presenza a Milano di Luc Montagnier. Dobbiamo così ringraziare, dire un bravo a Gianluca Paragone che lo ha portato a Milano. Questo avvenimento avrà luogo in piazza 25 aprile, a partire dalle ore 15. Ovvio, chi magari non è di Milano ma non deve fare troppa strada, sarebbe cosa buona e giusta approfittare di questa grande occasione, di questa grande, grande presenza. Vedete, le cose continuano a muoversi, anche i grandi continuano a muoversi, a dare la loro testimonianza. E forse si potrebbe anche, ci riflettevo oggi, porre le basi per dei confronti con quel mondo scientifico che finora non è stato ascoltato, no? Immaginerei davvero un confronto, ad esempio, con questi vari personaggi che tutti i giorni sono in televisione, ma che hanno sempre rifiutato il vero confronto, il confronto con i veri scienziati. Hanno sempre cercato di fare così degli incontri con personaggi meno preparati, facendo spesso anche delle vere e proprie imboscate, no? E in questo sono artisti quelli di La 7, non so, uno contro quattro, uno contro cinque, per non far parlare i loro interlocutori. Invece sarebbe importante avere un confronto, magari gestito da una persona che abbia delle competenze scientifiche per poter fare le domande giuste, che sia al di sopra delle parti, no? Questo ci aiuterebbe a capire. Io vi ho sempre detto, io non sono qui a fare il tifoso per l'una o per l'altra tesi. Io non accetto un racconto unilaterale, io non accetto una scienza parziale, perché la scienza non ha certezze e non può avere delle certezze, ma solo attraverso il confronto può arrivare ad ottenere dei risultati ed essere utili per l'umanità. Tutto il resto vuol dire che ci sono dietro interessi, come sicuramente ci sono stati e continuano a esserci per quanto riguarda le grandi case farmaceutiche, per quanto riguarda le grandi lobby. Intanto in Italia continua a farla da padrone Draghi, ultima la conferenza stampa alla quale abbiamo potuto assistere, dove addirittura lui si permette di decidere a quale domande dare risposte e a quale no. Un giornalista inglese gli ha chiesto il confronto, ad esempio, di come è stata gestita questa fase, anche questa nuova variante in Inghilterra e in Italia, con Boris Johnson, che ha lasciato molto più liberi gli inglesi, e ora la curva sta scendendo e i risultati stanno migliorando, malgrado lui non abbia attuato misure così rigide come invece ha voluto attuare Draghi. Ed era questa in fondo la domanda. E Draghi si è rifiutato. È la dimostrazione che siamo in un regime che, se fosse stato un qualsiasi altro leader a non voler rispondere ad una domanda di un giornalista, l'avrebbero massacrato. Nel caso di Mario Draghi non è successo assolutamente nulla, ed è questo che ci fa convincere sempre di più che siamo di fronte ad un regime, di fronte ad una dittatura da parte di personaggi che qualsiasi cosa decidono anche contro il popolo non viene attaccata, non viene criticata da parte della maggior parte dell'informazione. Veramente una cosa inaccettabile. Quindi, in conclusione, domani dobbiamo essere numerosi a Milano, tutti quelli che possono, perché c'è questa grande occasione di incontrare Luc Montagnier. Con questo io vi lascio. Vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.